Nel 1897 un reparto militare britannico intraprese la missione di conquistare Benin City, la capitale del regno del Benin, nell'odierna Nigeria meridionale, in risposta al massacro di una delegazione britannica. Durante la spedizione punitiva, la città fu saccheggiata e incendiata, segnando la fine del regno. Migliaia di bronzi furono rimossi dal palazzo dell'Oba, il re, la cui qualità era tale da portare l'archeologo austriaco Felix von Luschan ad affermare che perfino Benvenuto Cellini non avrebbe potuto fare un lavoro migliore. I bronzi del Benin sono in realtà realizzati in ottone. La produzione avvenuta con il metodo della cera persa era stata affidata dal re a una corporazione di artigiani molto qualificati. Oltre a ornamenti per il corpo e a sculture a tutto tondo, le opere includevano circa 1000 placche in rilievo che, fissate alle pareti e alle colonne del palazzo, presentavano la vita e i rituali di corte insieme a eventi storici. La placca che vediamo qui rappresenta l'Isiokuo, un rito in onore di Ogun, dio della guerra e del ferro. Le figure stanno eseguendo una danza acrobatica che prende il nome di Amufi e i tre uccelli appollaiati si riferiscono alla storia di Esigie, un re guerriero del Benin. Prima della battaglia, un uccello avvisò Esigie che li attendeva la catastrofe. Il re fece uccidere l'animale affermando che, se si voleva raggiungere il successo, simili profezie dovevano essere ignorate. Per commemorare l'evento, Esigie commissionò un bastone d'ottone che includeva un'immagine dell'uccello. Questi bastoni vengono usati ancora oggi nelle feste di corte, note con il nome di Ugie Oro, che celebrano la vittoria di Esigie sul regno confinante di Ida nel XVI secolo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!